Oh oh! La tata cattiva vuole fare qualcosa! Schiuma? Non mi piace! No! La sta spruzzando nelle Crocs di Ellie! Ellie! Cosa c'è, tata? Oh no, che disastro! C'è schiuma dappertutto! Scherzetto! Oh, tata! Ed ecco la tata buona! Ha un sacco di gadget per pulire i piedi! Wow! Primo passo, spazzola il piede con il sapone. Poi sciacqualo nello stivale. Pulito! Ma c'è ancora una cosa! Questo gadget aiuterà Ellie a mettere facilmente i calzini! Sì! Mi dispiace, tata cattiva! La tata buona ha avuto un'ottima idea! Ah, uffa! Oh no! Un mostro! Ah, vattene! Lasciami, brutto mostro! Tata! Aiutami! Ecco la tata buona! Qual è il problema? C'è un enorme mostro sotto il mio letto! Ma no, tesoro, i mostri non esistono! Controllerò lo stesso! Accendo la torcia! C'è davvero un mostro lì sotto! La tata è rimasta senza parole! Tranquilla, Ellie, me ne occuperò io! Per favore, chiudi gli occhi! Ok! Tata, forza! Sbarazzati di questo mostro! Vieni qui, mostro! Tata, forza, vai! Sta combattendo con un vero mostro! Sembra che abbia uno spray antimostro! Sì, sta funzionando! Ah, va tutto bene, Orelli! Il mostro non c'è più! Oh, ma io ho ancora paura! Tata, pensa a qualcosa! Telefono, coniglio e un bicchiere! Ah, idea! Prendi un bicchiere e ritaglia il fondo. Crea uno stencil a forma di coniglio e poi ritaglialo. Poi attaccalo sul bicchiere. Ecco qui, lampada a forma di coniglio. Tesoro, ora dormi. Cos'è? Wow! Guarda, un'ombra a forma di coniglio! Per farlo apparire sul muro devi usare la torcia del telefono. Lo metterò vicino al tuo comodino, così starà sempre vicino a te. Ora dormi, ok? Wow! Shhh! Ellie si è addormentata! Eh? C'è qualcosa nell'armadio! Sembra Ghiwaghi! Ah! Ehi, quanto urli! C'è un mostro nel mio armadio! È enorme! Oh, io li adoro! No, per favore, non lasciarmi! Ho tanta paura! Almeno raccontami una storia della buonanotte! Barbie, aspetta! Oh, eccolo! Guarda! Ma tata cattiva, che fai? In una notte tempestosa viveva un mostro gigante! Anche il mostro si è spaventato! In realtà, anche io! Come farà Ellie ad addormentarsi adesso? E fine! Oh, guarda! È Ghiwaghi! Che simpatico mostriciattolo! Non credo che metterlo lì aiuterà Ellie! È ora di dormire, ciao! Io ho tanta paura! Ghiwaghi è vivo! Ma questo sembra più amichevole! Ellie sta facendo un disegno! Oh, che bel cuore! Oh oh! Ha tagliato per sbaglio il suo zaino! Oh no! Cosa succede? Guarda che disastro! Dai, mettiti lo zaino! Devi andare a scuola! Oh no! La tata non si è accorta che lo zaino è rotto! Ai, ai, oh, che male! Cos'è successo? Oh, lo zaino! Devo pensare a qualcosa! Aspetta! Sì, certo! So cosa fare! Che cosa? Jeans! Ah? E lacci delle scarpe! Vediamo cosa farà! Usando i lacci delle scarpe, lega insieme le estremità dei jeans. Piegali e fai un altro nodo. Ora un'altra piega e infila il laccio nel passante della cintura. Capovolgi il jeans e continua a infilare il laccio nei passanti davanti. Non so se tutti quei libri entreranno nei jeans. O forse sì. Adesso stringi bene e fai un bel nodo così che i libri non cadano. Ora mettici delle spille divertenti! Lo renderanno ancora più carino!
Ellie, ecco il tuo zaino! Zaino di jeans! La tata è stata molto brava! Ellie, su, forza, mettilo! È molto pesante! Non mi piace! Beh, i pantaloncini e le scarpe della tata mi sembrano molto più imbarazzanti! Oh no! Il vestito di Ellie ha un buco! Sbrigati, dobbiamo andare! Aspetta, guarda! Il mio vestito ha un buco! Oh, mettine uno nuovo! Dove sono finiti tutti i tuoi vestiti? Li ho messi a lavare! Beh, c'è tutto l'armadio! Mettiti questa! Oh, puzza! Che schifo, tieni! No, guarda, è tutta sporca! Per colpa tua! Oh, allora, cosa metterai? Oh, idea! Metti questa! È orribile! Sembra troppo grande per Ellie! È un vestito quello! Sembri una rockstar! Aspetta, faccio qualche modifica! La tata cattiva sta facendo dei buchi al leggings di Ellie! Ma no! Che fai? Vabbè, proviamoci a fidare di lei! Giacca di pelle con borchie! È lo stile della nostra tata cattiva! Per finire, degli scarabocchi per completare il look! Beh dai, almeno sta usando il colore preferito di Ellie per scrivere! Fatto! E ora dei braccioli e la collana! Ellie, sei... diversa! Sembri la gemella della tata cattiva! Andiamo, faremo tardi! Le tate hanno portato Ellie al parco! Sono molto bella oggi! Pensi che ad Ellie piacerà questo berretto? È brutto! Tate, mi sono fatta male! Guardate! Oh no! Avevo preso dei cerotti! Dove sono? Dove sono? Non sono qui! Cosa posso fare? Aspetta! Ti do il mio cerotto! Ah! Quel cerotto è usato! No! È infetto! Ci penserò io a te! Oh, finalmente ho trovato il mio kit di pronto soccorso! Ma è vuoto! Cosa faranno adesso? Devono curare la ferita di Ellie! Sembra che la tata buona ha un'altra idea! Un Tampax! Interessante! Cosa? Davvero? I Tampax possono assorbire qualsiasi liquido! Srotolalo e posizionalo sulla ferita! Ed ecco qui un cerotto! Buona idea! Problema risolto! Imbarazzante! Devo pulire tutto! La la la! Mi annoio! Uffa! Che buon profumo! Idea! Tata, possiamo giocare a nascondino, per favore? Sì, sono stanca di pulire! Giochiamo! Sì! La tata buona è sempre molto dolce! Ellie, dove ti nasconderai? Sei pronta? Arrivo! Dove sei, Ellie? Dove si potrebbe nascondere, Ellie? Oh, quella tenda ha dei piedi! Ma la tata buona non vuole fermare subito il gioco! Non vedo nulla qui! Dove sei? Qualcuno deve insegnare ad Ellie a nascondersi meglio! Ed ecco di nuovo i suoi piedi! Non ti stiamo vedendo, Ellie, tranquilla! Uffa, forse è qui dietro! Oh no! Ops, mi ha visto! Ellie è troppo brava in questo gioco! È invisibile! Oh, meno male! Ok, Ellie, vieni fuori ora! Tata, sono qui! Oh, mi è spaventata! Sì, sono un'esperta in questo gioco! Oh, mamma, adoro questo spettacolo! È il mio preferito! Tata, possiamo giocare a nascondino? Mi annoio! Per favore, tata! Oh, va bene! Mi nascondo allora! 1, 2, 3 Sembra che la tata cattiva sia stata distratta dal suo programma preferito! Tata, stai giocando con Ellie, ricordi? Dove posso nascondermi? Oh, lo so! Mi nasconderò nel seminterrato! Non mi troverà nessuno qui! Nemmeno la tata cattiva! Il seminterrato è un posto spaventoso! Meno male che Ellie è molto coraggiosa! Vediamo se la tata la troverà! Ehi, tata! Che fai con il telefono? Non stai dimenticando qualcosa? No... Perché la tata non mi viene a cercare? Inizio a non divertirmi più qui sotto! Oh, ho sonno! Farò solo un pisolino! Ed Ellie? Ho paura! Tata, dove sei? Fa freddo! Tata! La
Tata si è ricordata di Ellie? Ops, ora che me ne vada. Scommetto che Ellie sta dormendo. Ehi, perché la porta è aperta? No! Oh, è il mio giocattolo preferito! Lo voglio! Meno male che Ellie ha dei risparmi. Aprire un salvadanaio non è per niente facile. Non si riescono mai a prendere i soldi. Forse dovrei distruggerlo. Oh oh! Ecco i suoi soldi! Oh no! Cosa ci fanno quei pezzi taglianti sul pavimento? Oh no! Ti sei fatta male! Non devi più farlo! Volevo solo i miei soldi, ma ho dovuto rompere il salvadanaio! Oh, una mini cassaforte, sì! Torna subito! È una mini cassaforte per i tuoi soldi! Wow! Tutto quello che devi fare è inserire le monete qui dentro! Bello! È anche molto sicuro! Lo puoi aprire quando vuoi! Mi piace un sacco! Metto il codice e apro! Ha funzionato! Ecco la moneta! Facile! Metto i miei soldi dentro! Sì! Che bello! Grazie, Tata! Sì, sono molto intelligente! È tempo di fare le pulizie! La Tata nel frattempo sta ascoltando la musica! La 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 la! Tata, stai facendo un concerto? Ho la sensazione che avrai il tutto esaurito! Oh sì! Oh no! Ha colpito il salvadanaio di Ellie! Ehi, Tata! Cosa hai fatto? Che cosa? Oh, non l'ho fatta apposta, scusa! Non ho parole! Povera Ellie! Dove metterai i suoi soldi ora? La Tata si sente in colpa! Ehi, vieni qui! Ho un'idea! Cosa ha in mente la Tata? Ma Ellie sembra d'accordo! Ehi, perché stai prendendo le monete di Ellie? Wow! Sembra che le ragazze siano andate a fare shopping! Che cosa avete comprato? Snack? E ancora snack? E giocattoli! Aspettate! Dove avete preso tutti quei soldi? Adoro gli M&M's! Sì! Oh, sì! Dimenticavo! Ti ho comprato un nuovo salvadanaio! Wow! Davvero? È mio! Ma come sono finiti tutti i miei soldi? Erano lì! Oh, c'è ancora questa moneta! Cosa? Oh no! I miei risparmi! Oh, Tata! Hai speso tutti i soldi di Ellie! Oh, povera Ellie! Ellie sta disegnando qualcosa! Ellie, facci vedere il disegno! Cos'altro posso disegnare? Oh, idea! Oh oh! Ha per sbaglio disegnato sul muro! E adesso cosa farai? Tanto vale finire quello che hai iniziato, vero? Chi ha bisogno di carta quando hai tutto il muro? Dai sfogo alla tua creatività! Ta-da! È un bel ramo con le foglie! Aspetta, ho un'altra idea! Non sul muro, però! Oh no! Non disegnare sul muro! Fermati! Attenta! La Tata ha appena capovolto il tavolo! Hai fatto un bel volo, Tata! Ti truccherò un po'! Buongiorno, signor Lunghibaffi! Cos'è successo? E mi fai ridere! Dammi, niente più disegni! Oh, che cosa devo fare con te? Mi dispiace! Muro? Ah, ho un'idea! Pellicola trasparente! Cosa hai intenzione di fare, Tata? Sembra che la stia avvolgendo attorno alle gambe del tavolo! Interessante! Solo un altro strato e... Ta-da! Puoi disegnare qui! Wow! Che bello! Vieni! Ora ogni volta che Ellie ha l'impulso di disegnare sui muri, può disegnare sulla pellicola! Niente più problemi, ma solo tanta tanta creatività! Sì, ne disegnerò un altro! Per quanto riguarda la Tata, la pulizia è la sua passione! Brava, Tata! Ellie ama disegnare e devo dire che è anche molto brava! Ok, cosa posso disegnare? Oh no, ho finito la carta! Dove posso disegnare? Tata, mi dai della carta? Cosa? Ehi, riesci a sentirmi? Sì,
Sei stata bravissima! Non è quello che ti ho chiesto! Ok, va bene, ci penso io! Beh, se non hai più la carta, puoi disegnare sulle scarpe della tata! È ora che la tata abbia un po' di colori vivaci sul suo total black! Ho finito! Wow, in tutta onestà le sue scarpe sono fantastiche! Penso di aver fatto un ottimo lavoro! Oh, ora voglio provare a disegnare sul muro! La tata non si è accorta ancora di niente! Eh? Cos'è successo alle mie scarpe? Colori! Ellie, sei stata tu! Dove è andata Ellie? Oh no! Sta disegnando la tata sul muro! Cosa hai fatto? Sono io! Scusami! È bellissimo! Voglio disegnare anch'io! Oh, non sei arrabbiata? Io? Certo che no! Ok! Sembra che Ellie abbia trovato una collega artista! La mamma deve andare al lavoro! Ciao tesoro! Ecco la tata buona! Giusto in tempo! Ciao! Questo è per te! Wow, sembra delizioso! E che è? Una scatola! Cosa potrebbe essere? Una mano! Sono Megan, la tua tata! Una tata robot! Dammelo! Non ti fa bene! Niente zucchero, capito? Oh, mamma! Quella tata mi fa paura! Tate! Ho una scheggia! Oh, no! C'è un problema! Rilevo una minaccia! Devo prendere il kit di pronto soccorso! Ho bisogno di pinze! Oh, mamma! Mm? È intenzione di usare quelle! No! Ah! Oh, no, Melanie! Stai bene? Cos'è successo alla scheggia? Si è duplicata! Dov'è? Oh, eccolo! Devo sbrigarmi! Questo gadget mi aiuterà! Non preoccuparti! Ho anche il disinfettante! Ecco! E ora ho un bel cerottino! Sì! Perfetto! Tata buona, hai avuto un'ottima idea! Sento qualcosa! Oh no! C'è qualcuno nell'armadio! E se fosse un mostro? Oh mamma, ho paura! Tate! Cosa c'è? C'è un mostro nel mio armadio! Davvero! Era proprio lì! Forse posso spaventarlo con i miei passi di danza! Ti ho spaventato? Anzi, idea! Lo picchierò con una mazza! Vieni qui, mostro! Stai attenta! Vieni fuori! No! Ma che fai? Quello è il sorsacchiotto! Ah, sciocca! È troppo violenta! Ehi, guarda! Il torsacchiotto è al sicuro! Ma io ho ancora paura! Davvero? Oh, idea! Questa coperta ti farebbe stare meglio? Vedi? È comoda! Manca ancora una cosa! Una bella lampada e ora sei super protetta! Tata, ottimo lavoro! Gli orsetti gommosi sono i preferiti di Melanie! Ma Megan lo sa? Sono caramelle? Oh oh! Un coltello! Non dirmi che farà del male a Melanie! Ho detto niente zucchero! Sei cattiva però! Cosa sta succedendo qui? Perché questo sacchetto di caramelle è appeso al muro? Oh, poverina! Non piangere! Ecco, tieni! Sì! E grazie, tata! No! Oh no, che disastro, tata! Niente più zucchero! Va bene, devo pensare a qualcosa! Ah, acquerelli! Mi è venuta un'idea! Vieni con me! Cosa farà la tata? Tiriamo fuori tutti i colori! Poi facciamo una palla con una caramella! E ora appiattiamola! Deve essere rotonda come l'acquerello! Ora falla un po' più piccola! Perfetto! Questo è un modo perfetto per nascondere le caramelle! Guarda quanti!
Vieni! Deliziose! Oh oh! Ecco che arriva Megan! Cosa state combinando? Stanno solo colorando. Ok. Ce l'abbiamo fatta! Verdure per pranzo! Cosa? Ho detto niente cioccolato prima di pranzo! Guarda cosa ha fatto! Ma io non ho mangiato cioccolato! E cos'hai sul viso? Scansione dei dintorni. Alla ricerca di zucchero. Zucchero rilevato! Ti ho scoperto! Cosa farà Megan a Luigi? Per prima cosa sento il battito del cuore. Il problema è nello stomaco. Ti taglierò. Devo prima tagliare i tuoi vecchi punti. Riesco a vedere qualcosa. Una faccina sorridente. Devo tagliare anche lei. Ho trovato i cioccolatini. Proprio come sospettavo. Melanie, ti ho scoperto. Puoi darmi una spiegazione? Oh no! Devo buttare via tutti questi M&M's! E per farti rimanere al tuo posto e farti mangiare tutte le verdure dovrò intrappolarti sulla sedia! Non hai altra scelta che mangiare le verdure! No! Oh, uffa! Anche questa carota! La tata e Melanie stanno giocando ad acchiapparella! Dov'è la tata? Boh, presa! Ti prendo io adesso! Lo vedremo! Sta arrivando! Ecco, presa! Ops! Cos'è? A cosa stanno giocando? Voglio unirmi al gioco! Ok, allora presa! Correte! Oh no! Megan si è appena trasformata in un predatore! Qual è il problema? Dov'è la carta in questa casa? Attenta! Ehi! Le mie dita! Calcolo il livello del dolore. Porta cattiva! Hai fatto male alla bambina! Oh wow! Megan ha le stesse abilità di Hulk! Che fine ho fatto la porta? Megan, smettila! Ridammi la porta! Beh, almeno potresti aiutarmi a rimetterla a posto! Oh mamma! È stato un bel allenamento. Ora è il momento di risolvere il problema. Ho solo bisogno di un tubo galleggiante. Tagliamo la parte centrale come una baguette. È perfetto per la porta. Adesso le dita di Melanie sono al sicuro. Sei molto intelligente, tata. Ora mettiamo un po' di ghiaccio sulle nocche. Oh, che bella Barbie. Oh oh, che goffa che sei, Melanie! Oh no, è stata calpestata da un sacco di persone! Povera Barbie! Oh, la mia Barbie! Megan, puoi sistemarla? Una bambola rotta! So cosa fare! Dove la stai portando? Cosa sta facendo Megan a Barbie? Questo non è il tipo di operazione che mi aspettavo! Tutti quei colpi faranno bene a Barbie? Sta succedendo qualcosa di strano! La tua bambola è pronta! Lei è Robot Barbie! Ti piace? È uguale alla mia Barbie! Cosa sta succedendo? Abbiamo due robot! Oh, ecco la Barbie rotta! So come aggiustarla! Per prima cosa le taglierò tutti i capelli! Ho già in mente un nuovo look per lei! Non preoccuparti, non rimarrà così! Ecco fatto! Ora buttiamo via i capelli e stendiamo un po' di pongo! Avvolgiamoli intorno alla testa di Barbie ora! Deve essere una bella palla! Gli arti di Barbie sono ancora utili, quindi attacchiamoli alla palla! Perfetto! Ora ricopri le parti di plastica con il pongo. Guarda, un simpatico mostro giocattolo! Wow! Voglio giocare con questo mostro! Grazie, tata! Sono contenta che ti piaccia! Ha scelto il mostro invece che il mio robot! Non mi servi più! Povera Barbie Robot! Melanie ha mal di stomaco! Meno male che le sue tate sono qui per aiutarla! Chiamerò un dottore!
Buongiorno! Non preoccuparti, ho gli strumenti giusti per curarti! Fammi capire qual è il problema! Oh no, non va bene! Dobbiamo fare un'iniezione! Ah, odio gli aghi! Minaccia rilevata! Non fare del male a Melanie! Oh, l'orecchio del dottore si sta allungando come un palloncino! Ma che cosa stai facendo? Qualche goccia d'acqua dovrebbe spegnerti! Acqua rilevata! Il mio sistema non funziona correttamente! Ha funzionato! Ma il dottore ora ha un orecchio floscio! Oh, io me ne vado! Cosa farà la tata buona ora? Una farfalla sulla siringa! L'ago non sembra più così spaventoso ora! La farfalla ti darà solo un piccolo bacio! Hai già fatto! Ma non ho sentito niente! La tata buona è stata davvero brava! Un delizioso zucchero filato abbinato ad una palla antistress! Questa sì che è vita! Ops! Ho schiacciato troppo forte! Oh no, lo zucchero filato è caduto! Ah, il mio zucchero filato è sporco ora! Cosa c'è che non va? Rilevamento! Sporcizia! Aspetta, dobbiamo solo ripulirlo! Ho imparato dagli esseri umani che per pulire le cose dobbiamo usare l'acqua! Ed è quello che faremo! Oh no, si è sciolto! Mi sta succedendo qualcosa! Lo zucchero filato di Melanie è sparito! Oh, uffa! Guarda cosa hai fatto! Sembra che Megan non abbia la funzione resistente all'acqua! Cosa sta succedendo qui? Caramelle sporche! Oh, ho una soluzione! Cos'è? Sembra bello! Wow, c'è un lecca-lecca dentro! Questo gadget proteggerà i tuoi lecca-lecca! Mmm, forte! Forse è il momento di portare Megan da un meccanico! Wow, qualcuno è un fan di Mercoledì Addams! Ti sei vestita proprio come lei! Come sei vestita? Voglio assomigliare a Mercoledì! Sono una sua grande fan! Dark e Demo! Sì, le assomiglio! Non approvo! Togliti quel trucco! Non voglio! Megan ha appena trasformato Melanie in una bambola come lei! Shh, fai finta che ti piaccia! Melanie sta per uscire! Oh, sembra che non voglia mettersi quel cappello! Ops! Dov'è il tuo cappello? Non lo so! L'ho perso! Va bene, posso fartene uno! Tutto ciò di cui ho bisogno è una manica della felpa! Legherò la parte superiore in un nodo! Ancora un po' più stretto! È fatto! Ecco qui! Provalo! Questo è molto più brutto dell'altro! Hai bisogno anche di una sciarpa! Non vorrei che prendessi troppo freddo! Dovrebbe bastare! Magari non avrà freddo, ma inciamperà se non riesce a vedere dove sta camminando! Leila vuole mangiare una mela, ma ha mal di denti! Il suo dente si muove! Mi fa male il dente! Non riesco a mordere! Dovremmo togliere la mela allora! Vieni con me! Stai qui! Una mela in testa! Ho una brutta sensazione! Ora stai ferma! Oh no! Arco e frecce! Ho paura! Ecco qui! Ce la farà? Non riesco a immaginare cosa sarebbe successo se avessi preso la cosa sbagliata! Oh no! Cosa stai facendo? Avresti potuto farle del male! Ho tagliato la mela! Sono ancora viva! Stai bene! Mamma mia! Ti faccio vedere come si taglia una mela! Vieni con me! Allora, abbiamo bisogno di un tagliere! E del nostro tagliamele! Tutto quello che devi fare è premere il gadget sulla mela! È fatto! Vedi? Facile e sicuro! Non c'è bisogno di rischiare la vita! Questo è... Cosa sta succedendo qui? Vestiti colorati? È assurdo! È una bomba quella! Oh oh! L'armadio di qualcuno sta per esplodere! È meglio iniziare a correre! Sarà divertente! Cos'è stato? Tutta la sua roba è diventata nera! Deve essere stata una bomba nera! Questo è ciò che indosserai d'ora in poi! Abito nero, scarpe nere, capito?
Oh, mamma Laila! Sei uguale a mercoledì! Siamo raddoppiate. Wow, che stanza è questa? Aspettate, è la stanza di Laila! Cosa vuole fare mercoledì? Il letto migliore su cui riposare è questo. Guarda, ti piacerà. Ora vai. Non ci credo! Dormirà davvero lì dentro! Ah, è comodo! Buonanotte. Aspetta! No, non farlo! No, fermati! Cosa stavi facendo? Laila morirà lì dentro! Corri nel tuo letto! Che shock! Ecco, sacco a pelo a forma di unicorno! Wow, è morbido! È ridicolo! Ma almeno io posso dormire qui dentro! E per finire, una bella fiaba per addormentarsi! Questo è il modo in cui si affila un coltello! Ecco, prova! Oh, non penso che un bambino dovrebbe farlo! È solo un taglietto! Non si vede nemmeno! Che sciocchezza! Ho un'idea! Tatuaggio a forma di ferite! Ecco, adesso ne hai davvero una! Una ferita più grande! Ok! Oh, mamma! La tata non si aspettava una ferita del genere sulla mano di Laila! Tata, svegliati! È solo un tatuaggio! Ho un'idea migliore! Nastro? Oh, certo! Rimuoverà l'enorme tatuaggio! È tutto sparito! Ora pensiamo al taglietto! Ho uno spray per curarlo! E un divertente cerotto per coprirlo! Questa tata ha fatto un ottimo lavoro con la ferita di Laila! Ma è Laila che merita un lecca-lecca per essere stata coraggiosa! Grazie, tata! È tempo di sistemare i giocattoli, Laila! Non voglio! Il tuo orsacchiotto esploderà se non pulisci! Che cosa? Scusa, ti prometto che pulirò! Ah, lo faccio ora! Il tempo stringe! Devi iniziare subito! Per favore, tata! Non il mio orsacchiotto! Cosa sta succedendo? Oh no, una bomba! Tata, salva la situazione! Il tempo stringe! Oh, si è fermato! Meno male! Tata, sei stata brava! Ma Laila deve ancora mettere a posto i giocattoli! E la tata conosce un trucco! Guarda, lancia i giocattoli nella cesta! Come se stessi giocando ad hockey! Sembra divertente! Fammi provare! Gol! 3 punti per il team di Laila! Ottimo lavoro! Ora che hai segnato tutti quei gol, mettili alla cesta! Ottimo! L'orsacchiotto è salvo! Caramelle! Laila le adora! Dai! Non così in fretta! Ah? Devi mangiare l'insalata! Oh no! Mercoledì sembra impegnata a leggere il suo libro! Ma Laila ha in mente qualcosa! Che cosa vorrà fare? Mercoledì ha capito! Sembra che ci sia un'operazione in corso qui! Il giocattolo è stabile! Si può ricucire! Oh no! Sta morendo! Dottoressa Mercoledì, devi intervenire! Ha funzionato? Sì! Ora la mia parte preferita. Tagliamo i punti. Ecco, così è molto meglio. Sembra abbia mangiato un bel po'. Wow! Quanta gelatina sta uscendo! Sembra che ci sia qualcos'altro all'interno che non va bene. Abbiamo bisogno di pinzette. Vediamo cosa c'è qui dentro. Un verme! Ha vomitato un arcobaleno! Aspetta, questa è la caramella preferita di Laila! Peccato! Ora mercoledì sa tutto! Dammelo! So cosa stai nascondendo! Vediamo cosa c'è nello stomaco di questo pupazzo! Wow! Qualcuno aveva una scorta segreta di caramelle! Niente più segreti! No! Le mie caramelle! Non posso credere che mi hai ingannata! Queste vanno nella pattumiera! Che spreco! Tutte quelle caramelle vengono buttate via! Poverina! Oh, forse no!
Perché quel sorrisino malvagio? Oh, sei una bambina birichina! Altre scorte segrete! Qualcosa ha svegliato Leila! C'è qualcuno dentro l'armadio? Penso di sì! Sta uscendo! Tata! Cosa sta succedendo? Ti ho scoperto mercoledì! Oh, che noia! Tranquilla, tesoro, era solo mercoledì! Aspetta, non lasciarmi! Ho ancora paura! Bene, so cosa fare! Forte, cosa farà? Wow, quanto tulle! Chissà cosa vuole fare! Sembra che abbia un'idea! Bello, lo sta attaccando al soffitto! Perfetto! Una bellissima tenda! Sembra un letto da principessa! E la proteggerà dai mostri! Mi piace un sacco! Oh, un delizioso lecca lecca all'arancia! Ma Leila, male ai denti! Non riuscirà a mangiarlo! Rimuoviamo la radice del problema! Oh mamma, delle tenaglie! Ho paura! Vedrai, sarà facile e veloce! Cosa? No! Smettila! Sei pazza! Chiamo un dentista! Sì, per favore, venga subito! Sono qui, sono qui! Che corsa! Fammi vedere questi denti! Oh, preso! È stato facile e veloce! Ecco qui! Che forte! È piccolino! La fata dei denti l'adorerà! Una mela infilata dentro la punta di un trapano? Che modo interessante di mangiare! Oh oh! Ma quello è un dente? Cos'è successo, cara? Oh no! Mercoledì, hai perso un dente! Che disastro! Rivoglio il mio dente! So cosa fare! Userò le sfere termoplastiche del mio anello! Poi le verso in una ciotola con dell'acqua! Le lascio riposare un po'! E poi le modello! Devi avere la forma di un dente! Gnam gnam! Voglio provare il mio nuovo dente! No? Niente più mela per un po'! La gelatina alla Coca-Cola è buonissima! Tesoro, facciamo un selfie! Cheese! Perché i tuoi denti sono sporchi? Oh no! Maggiordomo! Qual è il problema? I denti di Chelsea sono sporchi! Ecco, scelgo lo spazzolino da denti che preferisce! Su, forza! Non mi piacciono! Fai qualcosa! Uno spazzolino elettrico a forma di unicorno! Guardate, ci sono anche le luci! Ti piace? Puliti! Ottimo lavoro, sono molto orgogliosa di te! Mercoledì, stai cercando di truccarti? Voglio solo le spine! Sono carina, mamma? Non si mette così il rossetto! Sembra che hai mangiato degli spaghetti al nero di seppia! Aspetta che ti pulisco! Ma io voglio il rossetto! L'hai finito tutto! Cioccolato! Guarda! Mi dai un pezzo del tuo cioccolato? Assolutamente no! Questo è mio! Lo scambierò con... No, questo non va bene! Ecco! Un osso? Ops, ho sbagliato! Denti sporchi! Ecco, prendi il cioccolato! Trovato! Ecco, $1! Grazie! Ora è il momento di mettersi al lavoro! Spezza la tavoletta di cioccolato in piccoli pezzi e mettili in una ciotola! Poi sciogli il cioccolato in un cucchiaio e versa il cioccolato fuso all'interno del tubetto del rossetto! Ecco! Un rossetto al cioccolato! Wow! Voglio provarlo! È carino! E posso anche mangiarlo! Mortisia, sei un genio! Chelsea si sta mettendo il rossetto a Barbie! O almeno ci sta provando! Oh, ciao tesoro! Come va?
bello! È il mio rossetto! E perché stai ridendo? Cosa mi hai fatto? Mi dispiace! No! Non è poi così male! Non sapevo che avessimo un clown qui! Fatti truccare te, allora! Assolutamente no! No! E se ti pagassi? Oro? Voglio dire, adoro il trucco! E anche l'oro! Ok, iniziamo! È molto divertente! Ti farò bellissimo! Aspetta, lascia che ti aiuti! Mettine ancora! Sembra che sia stata una vittoria per tutti! Ho sete! Quel rubinetto deve essere collegato alla fogna! Mercoledì, non bere quell'acqua! No, questa è acqua sporca! Ma voglio qualcosa da bere! Devo pensare a qualcosa! Anguria, perfetto! Guardia! Cosa? Posso avere un po' di anguria? Che maleducato! Un seme di anguria! So cosa fare! Posso piantare il seme dell'anguria! Wow, è stato veloce! Meraviglioso! Ora beviamo l'acqua dell'anguria! Usando questo rubinetto! Mettiamolo dentro ed è perfetto! Voilà! Succo di anguria! Chi ha sete? Wow! È buonissimo! Sembra che qualcuno abbia fatto un bel disastro stanotte! E queste macchie? Che cos'è? Le lenzuola sono tutte sporche! Non sarò riuscita a trattenerla, forse! Che schifo! Maggiordomo! Sì? Cos'è successo? Fai qualcosa! Oh, mamma! Cosa hai pensato? È Nutella! Ok, va bene! Ci penso io! Che pasticciona! Distributore a forma di pulcino per te! Questo gadget ti aiuterà a prendere la giusta quantità di cioccolata! Molto bravo, maggiordomo! Cos'è questo rumore? È un mostro! Non mi importa. Ah già, i mostri non spaventano mercoledì! Oh, ecco la principessa arcobaleno! No! Io me ne vado, ciao ciao! Cos'è stato? C'è una cosa spaventosa lì! Ma non vedo nessuno! Chiamerò la guardia! Guardia! Ulalula! Mia figlia ha paura del buio! Sta tremando! Un attimo! Ecco! Una lampada per te! Tieni! Ora posso continuare a ballare! Ulalula! La sua gonna hawaiana è caduta per terra! Ecco! Ho un'idea! Questa lampada è un po' troppo semplice! Ecco! Ora gli occhiali da sole e anche il cappello! Sembra il cugino di mercoledì! It! Ho paura! Guarda! È It! Ora posso dormire perché so che lui mi proteggerà! Dormi bene! Ah? C'è un mostro sotto il letto! Ah! Ah! Un mostro! Veloce! Il pulsante antipanico! Guardia! Guardia! Mi avete chiamato? Cosa c'è che non va? C'è un mostro sotto il letto! Su, salvaci! Un mostro? Controllo subito! Sembra che non ci sia nulla qui! Forse non avete visto bene! No, aspetta! Ti darò dei soldi! Ma fai qualcosa! Beh, non posso rifiutare! Cosa posso fare? Oh! Barbie e torcia elettrica! Ho un'idea! Metti la bambola sopra la torcia, in modo da creare una lampada a forma di Barbie! È bellissima! Questo è un trucco fantastico! Sogni d'oro, ragazze! Mercoledì non si sta divertendo per niente!
Mortisio, così farei entrare il sapone negli occhi di tua figlia. No, stai attenta! Tieni chiusi gli occhi, cara. Ecco, può bastare. Massaggio tutta la testa. Devi vedere la schiuma dappertutto. Oh, mi è entrato lo shampoo negli occhi. Brucia! Mamma, guarda! Oh, mamma, cos'è successo ai tuoi occhi? Cosa faccio? Guardate, la guardia sta facendo un video TikTok! Mortisia, è il momento giusto di rubargli il cappello! Ehi, era mio! Devo solo strappare la parte superiore del cappello! Ed ecco qui, perfetto! La visiera impedirà allo shampoo di entrare negli occhi! Ha funzionato! Niente più bruciore agli occhi! Ottima idea, vero? Wow, che bel bagno, Chelsea! Barbie invece si sta facendo una manicure! Ah! Oh no! Lo shampoo mi è entrato negli occhi! Oh, mi dispiace! Cos'è successo? Fai qualcosa! Oh, idea! Posso usare questi dischetti di cotone! Lo smalto per unghie ha solo peggiorato le cose! Povera figlia mia! Maggiordomo, fai qualcosa! Pensa, pensa! Oh, lo so! Una corona! La corona proteggerà i suoi occhi dallo shampoo e dall'acqua! Ecco, perfetto! Oh, grazie! Dai! Ora mi pulisco! Oh, non penso che tu abbia bisogno di così tanta carta igienica mercoledì! Ecco! Oh no! Il bagno si intaserà! È meglio tirare l'acqua ora! Oh no! Inondazione in arrivo! Oh no! Cos'è successo qui? Mettiti in salvo, Mano! Ci è mancato poco! Che cosa possiamo fare? Che cosa? Pellicola? Mi è appena venuta un'idea! La metterò sopra la tavoletta del water. Speriamo che sia abbastanza forte da prevenire le inondazioni. Ora spingi verso il basso sulla plastica per evitare che l'acqua trabocchi. Ha funzionato! Ops, grazie mamma. Non farlo mai più! Che schifo! Devo andare in bagno! L'acqua mi è schizzata addosso! Oh, bombe da bagno! Queste sono divertenti! Le faccio cadere nel water! Wow, quante bolle! E ancora una! E un'altra ancora! Chelsea! Oh no! Smettila! Maggiordomo! Fai qualcosa! Veloce! Oh no! Che disastro! Proviamo a chiudere il coperchio! Oh, non so cosa fare! Oh, idea! Gonfiamo un palloncino! E ora facciamo dei buchi usando un ago! Ora mettiamo il palloncino all'interno della vaschetta! E tiriamo l'acqua! Niente più schizzi in giro! Voglio riprovare! Per favore, acqua, non schizzarmi! Sì, ha funzionato! È molto meglio! Oh, ecco, questo è tuo! Caramelle a forma di water! Che forte! Charlotte non si sente bene! Oh no! La mamma le sta togliendo una caccola con la sua uniforme! Che schifo! Ma la mamma povera non ha altra scelta! Oh, quasi dimenticavo! Devi prendere lo sciroppo per la tosse! Starai subito meglio! Ok, arriva l'aeroplanino! Non la voglio! Uffa! La guardia sta bevendo qualcosa! È Coca-Cola! La mamma povera ha subito un'idea! È mia! Lattina di Coca-Cola e sciroppo per la tosse! Accoppiata, ma può funzionare! Ta-da! Tesoro, bevi! Sì!
Charlotte non sa che in realtà sta bevendo lo sciroppo. Non preoccuparti, mamma. È il nostro piccolo segreto. Vado! Sì! Ah! Una scheggia gigante! Mamma, guarda! Cos'è successo? Oh no! Signora, non faccia così! Cerca un dottore, subito! Oh mamma, quella scheggia è enorme! Non preoccuparti, andrà tutto bene, tesoro! Il dottore è qui! Aspettate, mi sembra familiare! Qual è il problema? Che scheggia cattiva! La vedo, ma so cosa fare! Una tenaglia! Vieni qui! Ho paura! Ecco, prendi! Sono tuoi, ma trova qualcosa di meno doloroso! Questo gadget è perfetto! Succhierà la scheggia! Sì! Ottimo lavoro! Bel gadget! È gomma da masticare! Non sono sicura che quelle siano ancora buone! Ma è sempre divertente fare una bolla enorme! Tranne quando scoppia e la gomma si attacca sui capelli! Ops! Oh no, i miei capelli! Sento piangere! Mio figlio ha bisogno di me! Fammi vedere! Oh no! Che disastro! Non rimane altro che rasarti la testa, tesoro! No! Non voglio! Assolutamente no! No! Farò presto, tesoro! Povera Charlotte! Ma è davvero l'unica soluzione! Sono calva! Che brutta! Essere arrabbiata. Oh, idea! Cosa sta facendo la mamma? Anche la mamma è calva ora! Tale madre, tale figlia! Clary, quello è un fiammifero! Io adoro il fuoco! Oh oh! Questo non è il modo giusto per tagliarsi i capelli! Mamma! Mi sono bruciata i capelli! Cosa hai fatto? Maggiordomo, aiutaci! Siete fortunate! Il maggiordomo è anche un ottimo parrucchiere! Vediamo! Ah, temo che dobbiamo tagliare i capelli! Fatto! Cosa hai fatto? Aspetti, signora! Le metterò delle extension! Tutto quello che devo fare è intrecciare i capelli finti con quelli veri! Fatto! Questo parrucchiere è molto bravo! E ora la parte migliore! Vernice spray! Colora i capelli con della vernice lavabile colorata. In questo modo sembrerà la coda di una sirena. Wow, guardate! Ariel ora ha i suoi capelli di Clary. Mi piace questa treccia, la voglio anch'io. Mi piace! Grazie mille! La la la! Svegliatevi! Oh, sono sveglia! Charlotte, alzati! Svegliati! Sembra che Charlotte non riesca a sentire nulla! Ecco perché! Le sue orecchie sono piene di cerume e di ragni! Cosa posso fare? Posso berlo con il naso? Oh! Mai più! Che mamma fortunata! Grazie! Cosa vorrà fare la mamma con quella? Anche un piatto di carta! Strana combinazione, ma lei sa quello che fa! Fai un buco nel piatto e inserisci la cannuccia vicino al suo orecchio. Ora riscaldala! Attenti ragazzi, non fatelo da soli! Ora aspettiamo che la cannuccia si bruci e poi vediamo il risultato! Fammi vedere! Oh mamma, ha riempito tutta la cannuccia di cerume! Disgustoso! Charlotte ora si sveglierà! Le orecchie pulite ti rendono sensibile a qualsiasi rumore! Smettila di scaccolarti, non va bene! Ah, allora mi pulirò le orecchie! Ah, che schifo! Qualcuno non si pulisce le orecchie da molti anni! Fammi controllare! Sembra una grotta di parassiti! Guarda! Hai problemi di udito? Tranquilla, ho il gadget giusto per te! Guardate! Si illumina! Ne abbiamo bisogno! Ma come lo compriamo? Ah sì! Guarda, mi scusi! Non disturbarmi! Ti darò questi! Oh, sì! Di cosa hai bisogno? Ci penso io!
vogliamo quel gadget! Per favore! Va bene! Vado! Oh, sono nei guai! Voglio quel gadget, per favore! Oh, ecco, signore! Clary ora si può pulire le orecchie! Oh, qualcuno lo sta già usando! Ehi, quello è nostro! Ops, scusa! Non c'è tempo per lavarlo! Su, forza, provatelo! Oh, wow! Quanto cerume c'è lì dentro! Mi chiedo come abbia fatto a sentirci! Ci siamo quasi! Oh, mamma, che schifo! Sento meglio ora! Adoro la mia Barbie! Oh, wow! Il cibo è qui! I love rock and roll! Sì, cibo! Oh no, la Barbie! Cos'era? Ops! La mia Barbie! Gli hai rotto una gamba! Va bene, tesoro! Guarda cosa hai fatto! Ops! Non è un mio problema! Forse potete ancora risolvere questo problema! Fammi pensare! Oh, una penna 3D! Ehi, me la dai per favore? Devi pagare! Ma non ho soldi! Aspetta! Ta mamma sta cercando di tirare via un dente! Che ne dici di un dente d'oro? Oro? Oh, va bene! Ecco, prendi! È tempo di un restyling! Avvolgi la gamba della Barbie in un foglio di alluminio! No, non la arrostiremo! La trasformeremo in una sirena! Ah! La mamma creerà una bellissima coda usando la penna 3D! Perfetto! Come ultima cosa, fai le pinne! Poi ritaglia un pezzo di stoffa per fare un top! E voilà! Una sirena arcobaleno! Nuota, nuota! Guarda chi c'è! Wow! L'hai trasformata in una sirena! Mi piace un sacco! Mi annoio! Ti sei già annoiata, tesoro? Cosa vuoi? Certo! Chiama il maggiordomo! Prendi! Sono tuoi! Ma comprale qualcosa di carino! Il maggiordomo deve comprare qualcosa di unico! Unico, eh? Aquaman e poliziotto! Ah, so cosa fare! Oh, cos'è? No! È oro! Dammelo! Non così in fretta! Vieni con me! Che cos'è? La guardia si è trasformata in Aquaman! Quanto pesa! Wow! Aquaman è qui! Il maggiordomo ha fatto un po' di esercizio fisico oggi! Sembra che Clary sia soddisfatta del suo nuovo giocattolo! Non ti preoccupare, guardia! Sei molto carino! Oh, che bella questa coppietta! Charlotte non si sta divertendo, però! Oh, che noia! La mamma povera sta cercando di far divertire Charlotte! Ma sembra non funzionare! Pluriball! Assomiglia ad un po' a Pete, guarda! No! Oh no, cos'altro posso fare? Oh, idea! Una sorpresa per te! Tadan! È un cane! Puoi dargli da mangiare qualsiasi cosa e puoi guardare come scende verso lo stomaco! Che noia! Cosa vuoi, tesoro, allora? Quel portatile! Cosa? Sì, dai, vai! Oh wow, andiamo a vedere! Mamma e Charlotte si stanno divertendo! Cosa state guardando? Niente! Vi vedo! Sì, dai! Ho un'idea! È tempo di un trucco! La mamma ha bisogno di cartone e di alluminio! Avvolgi il cartone con l'alluminio! Così, in questo modo! Sono sicura che ormai hai indovinato! Il prossimo passo è piegarlo a metà! Ora incolla una stampa di uno schermo sulla metà superiore e sotto una stampa di una tastiera. Se vuoi che sia più divertente, posiziona un po' di Pluriball sulla stampa della tastiera. Ecco il tuo computer. Wow, grazie mamma! Sì, vai, vai! Devi vincere! La la la! Che buffa questa faccia! È divertente! No, io mi annoio! Questo non va bene! Fermati! Ehi! Qual è il problema? Abbiamo bisogno di una nuova idea! Oh! Idea! Cosa stanno pianificando?
Va bene, fallo subito. Venite qui, ragazze, seguitemi. Sedetevi, rilassatevi e godetevi lo spettacolo. Che bello! Siete pronti a guardare il film più divertente di sempre? Wow, la cella si è appena trasformata in un cinema. Che bello, mamma! Non dimenticate i popcorn. È ancora meglio adesso.